A year ago, almost a year ago, a friend and a colleague was killed in a car bomb. She was killed simply for doing her job. Quasi un anno fa, una mia cara amica, una collega di lavoro, è stata uccisa in un attentato, durante un attentato, un'autobomba. Quindi da un certo punto in poi, quelli che erano i diritti fondamentali, da un giorno all'altro è cambiata tutta la situazione e non abbiamo più certezze a Malta. Assegnato a Carolyn Muscat il premio Pimentel Fonseca 2018 in memoria di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese assassinata mentre indagava sui rapporti fra politica e finanza internazionale. Fino al 26 settembre al PAN, il festival Imbavagliati racconta con parole e immagini le storie di giornalisti minacciati, censurati o perfino uccisi per il loro lavoro di ricerca della verità. Io credo che la battaglia per il riconoscimento del diritto del cittadino ad essere informato sia una battaglia globale e quindi è giusto che tutti siamo vicini a chi meno libertà ha, ma naturalmente le libertà le dobbiamo difendere in tutte le parti del mondo, ma anche a casa nostra, perché è evidente che un giornalista minacciato o da violenza fisica ma anche da querele temerarie sia un giornalista che non è messo in sicurezza, e quando il giornalista non è messo in sicurezza è compromesso il suo racconto nel disvelamento della verità. A piano terra un'eccezionale esposizione del fotografo iraniano Alfred Yaghobzadeh offre immagini catturate nel cuore delle guerre, nei territori in rivolta o nei luoghi inaccessibili, con quell'autenticità che non sempre raggiunge i canali tradizionali dell'informazione. Immagini cruciali e drammatiche della storia della Napoli contemporanea, dei delitti più efferati di Camorra, e queste immagini di guerra, di tragedie umanitarie terribili, tra l'altro ci ricordano che questi due mostri, diciamo in qualche modo, mafia e guerre, sono intrecciate intorno ai capitali dei paradisi fiscali, quindi in qualche modo hanno la stessa origine e natura oppressiva, quella cioè di, attraverso il sacrificio, il sangue delle persone libere, della dignità umana, costruiscono le loro fortune e fanno di questo mondo un mondo ingiusto. Nella sezione Scatti della memoria, una sequenza di fotografie di cronaca napoletana riporta al presente la potenza drammatica di eventi che hanno segnato la storia della città. Napoli sostiene i giornalisti e le giornaliste coraggiose che provano a raccontare verità scomode, che rischiano la vita, che non sono conformiste e che ci fanno conoscere storie che altri non vorrebbero magari far conoscere. Quindi professionisti di tutte le parti del mondo, non solo italiani ed europei, ed è importante che Napoli, che è una città che ha fatto delle libertà civili e del coraggio, il DNA della sua storia, ospiti un'iniziativa così bella, fatta di contenuti così forti, come fotografie così importanti e anche di racconti significativi. Si muore perché si rimane soli, invece la mobilitazione mondiale, popolare, civica, istituzionale e politica può aiutare le persone a non rimanere bersaglio mobili perché isolate. Il programma completo dell'iniziativa su www.imbavagliati.it.